Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: Lori del Santo colpita da un malore al ristorante, la showgirl bloccata in bagno. Ecco cosa è successo. Lori del Santo è una delle showgirl che ha avuto tantissimo successo soprattutto negli anni 80. La showgirl soprattutto negli ultimi tempi è tornata di nuovo sulla bocca del gossip per aver partecipato ad uno dei programmi più amati e seguiti di sempre. Lori infatti più reduce di un'esperienza all'Isola dei Famosi, programma condotto dalla bravissima Ilaria Blasi. La showgirl è approdata sull'isola proprio con il suo compagno storico Marco Cuculo, dove per diverse settimane hanno cercato di aggiudicarsi il posto all'isola. Sta di fatto che per Lori l'esperienza non è durata molto e dopo qualche tempo è stata eliminata dal gioco, rimanendo però il suo compagno Marco sull'isola. Oggi Lori è ormai fuori dal gioco, ma comunque è molto presente nel programma per sostenere la sua anima gemela. Oggi la showgirl è tornata alla sua vita come fa solitamente, ma è successo qualcosa in questi giorni ha attirato l'attenzione del gossip. Vediamo cosa è successo. Lori del Santo, malore per la showgirl. La bella e simpatica Lori del Santo dopo l'eliminazione al programma è tornata alla sua quotidianità. Pare però che proprio in queste sera, Lori sia tornata sotto la luce dei riflettori proprio in questi giorni. Lori del Santo. La showgirl è infatti andata a cena insieme ad una coppia di amici al Crazy Pizza di Flavio Briatore. La stessa infatti ha raccontato in prima persona la terribile esperienza che ha vissuto. Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C'era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall'acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l'ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po' vomitato mi sono sentita meglio. E ancora. Ho letteralmente monopolizzato il bagno per mezz'ora, alcune signore bussavano che volevano entrare. È stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po' ripresa. In tanti hanno subito pensato che il malore fosse dovuto proprio al cibo mangiato, ma assolutamente no, ho mangiato benissimo. Ho mangiato una pizza prosciutto e funghi ed un'altra fetta di pizza tipo calzone. Ho anche bevuto due bicchieri di vino. Tutto molto buono. Non pensavo però che una pizza potesse farmi stare così male, non ero più abituata a mangiare così tanto. Ora sono terrificata all'idea di mangiare di nuovo perché non voglio stare così male. Dovrò mangiare poco ed evitare l'alcol. Lori però ha tenuto a specificare che il menù del ristorante era ottimo e che oggi si sente ovviamente bene. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.